Buongiorno. A nome del Presidente della Camera dei Deputati porgo il benvenuto a tutti i presenti. È con grande onore e soddisfazione che ci riuniamo oggi per celebrare la cerimonia di premiazione del concorso di idee intitolato Vittime del dovere nella Costituzione, articolo 4, il lavoro è diritto e dovere. In questo contesto, studenti provenienti dalle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia hanno dimostrato il loro impegno e la loro creatività nel riflettere sul significato e sull'importanza del lavoro, che l'articolo 4 della nostra Costituzione configura secondo la duplice dimensione di diritto e di dovere, collegandosi concettualmente alla qualificazione operata all'articolo 1 dell'Italia come Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Sotto il primo dei due significati, il primo comma dell'articolo 4 afferma che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Nel corso del dibattito in Assemblea Costituente, diversi dubbi furono sollevati circa le conseguenze che l'affermazione del diritto al lavoro, cioè del diritto a un'occupazione piena per tutti i cittadini, avrebbe prodotto da un punto di vista giuridico, trattandosi di un diritto non assicurato e non provvisto di un'azione giudiziaria per il cittadino che ne fosse stato privo. Ciononostante, i costituenti vollero vincolare la Repubblica da un lato al riconoscimento di questo diritto a tutti i cittadini e dall'altro al compito di promuovere le condizioni volte a renderlo effettivo. Il diritto al lavoro è dunque delineato nell'articolo 4 come un obiettivo programmatico, vale a dire un'indicazione al legislatore affinché attui una politica tendente alla piena occupazione. Il secondo comma dell'articolo 4 qualifica il lavoro invece nella dimensione del dovere, sancendo che ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. La decisione di legare finalisticamente il lavoro al progresso materiale o spirituale della società presuppone anzitutto la condivisione dell'idea del lavoro allo stesso tempo come strumento di sostentamento individuale della persona umana e l'affermazione della personalità e delle capacità del singolo, da un lato, e mezzo di partecipazione attiva alla collettività sociale e al progresso collettivo della società dall'altro. Il secondo comma dell'articolo 4, infine, laddove lega lo svolgimento dell'attività o della funzione alle possibilità o alla scelta di ogni cittadino, testimonia della volontà dei costituenti di valorizzare il profilo personalistico del lavoro, affinché il lavoro possa rappresentare sia uno strumento di sviluppo della persona umana che un mezzo di progresso materiale o spirituale della società. È indispensabile, infatti, che il suo svolgimento costituisca il frutto dell'esercizio della autodeterminazione individuale di ognuno, di una scelta libera. Ebbene, alcune persone coscienti delle responsabilità assunte e dell'importanza che il proprio lavoro riveste a tutela della sicurezza degli altri, hanno addirittura sacrificato il proprio bene più prezioso, la propria vita, nel servizio della patria e della comunità. Questi eroi e eroini, avendo abbracciato il sacro dovere di proteggere e servire, hanno manifestato un impegno incrollabile verso l'ideale di sicurezza e protezione per tutti. In questo incontro riconosciamo dunque anzitutto il coraggio e la dedizione di coloro che nell'esercizio delle proprie mansioni sono stati vittime di azioni criminali o incidenti sul campo di servizio e si hanno affrontato gli insidiosi pericoli del dovere quotidiano con determinazione ineguagliabile, manifestando un altruismo e una disciplina esemplare. Attraverso la partecipazione a questo concorso, gli studenti hanno avuto l'opportunità di esplorare il concetto di vittime del dovere all'interno del contesto istituzionale, evidenziando il ruolo cruciale che il lavoro svolge nella vita di ciascun individuo e nella costruzione del tessuto sociale. Le loro idee e riflessioni sono estremamente preziose perché vanno ad arricchire il dibattito pubblico su queste tematiche cruciali, offrendo nuove prospettive e stimoli per il progresso e lo sviluppo della nostra società. Eroi ed eroine anche quotidiano, e cioè metterlo in preventivo è un po' esserlo, riconoscere in tutti i servitori dello Stato, sempre, a prescindere da quello che sarà o non sarà, come noi speriamo, il loro sacrificio. Oggi, mentre riconosciamo e premiamo l'impegno e la creatività dei partecipanti, celebriamo anche il potere trasformativo dell'istruzione e della conoscenza e attraverso l'educazione e la riflessione critica che possiamo sperare di costruire un futuro migliore in cui i valori di giustizia, solidarietà e rispetto dei diritti umani siano al centro della nostra vita collettiva. Io penso che la nostra generazione è stata più spensierata di voi. Normalmente si dice sempre il contrario, io invece lo riconosco. E per questo penso che il vostro compito è più complesso, ma credo anche che in voi ci sia più consapevolezza dell'importanza del ruolo di essere giovani oggi. Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento a tutti coloro che hanno partecipato a questo concorso, nonché ai docenti e alle istituzioni che hanno contribuito alla sua realizzazione,
Che questo evento sia un'occasione per celebrare l'impegno dei giovani nel promuovere i valori fondamentali della nostra Costituzione e per ispirarli a continuare nel loro percorso di apprendimento e crescita. Grazie a tutti e grazie per essere qui questa mattina. Buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti. Volevo ringraziare con un applauso sentito il questore della Camera dei Deputati Paolo Tracassini per essere stato partecipe dell'inizio di questa mattinata intensa, soprattutto di emozioni. Qui con noi sul palco, come potete vedere, ci sono delle interpreti del linguaggio dei segni, la dottoressa Anna Gentile e la dottoressa Elisa Spinetti, che ringraziamo. E colgo l'occasione per chiedere a tutti i partecipanti, soprattutto ai relatori che ora andrò a presentarvi, di parlare un pochino più lentamente per permettere loro di tradurre in tempo reale tutte le nostre parole. Siamo qui oggi per il concorso nazionale delle vittime del dovere. Sull'articolo 4 non spenderò ulteriori parole perché il questore è già stato ampiamente e puntualmente esaustivo, ma vorrei dirvi qualcosa che ci ricordi questa mattinata. Vorrei che oggi, siamo tanti ma non tantissimi, andassimo via con lo sguardo del nostro vicino come memoria. Perché voi che siete qui oggi rappresentate sicuramente quella parte sana, impegnata della nostra gioventù. Il nostro futuro siete voi. Noi riponiamo in voi tantissime speranze, non aspettative, perché il futuro è il vostro domani. Noi piano piano, chi più chi meno, qualcosa insomma abbiamo già dato. E sarete sicuramente dei bravissimi testimonial, influencer, se vogliamo usare una parola nuova, di quello che sono i valori, l'impegno, la passione e la dedizione. Quindi io vi ringrazio dal profondo del cuore per mostrarci questi vostri volti felici, soddisfatti e giustamente premiati oggi. Grazie. Ora voglio salutare ovviamente chi è qui con noi per questa mattinata, scusatemi forse ho urlato troppo, inizierei dalla dottoressa Maria Costanza Cipullo della Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico, referente per l'Educazione, la Salute e la Legalità dell'Ufficio Terzo, Area Benessere Bio, Psichico, Sociale, Educazione Trasversale e Legalità. Benvenuta. E poi saluto ovviamente la presidente dell'Associazione Vittime del Dovere, Emanuela Piantadosi, che è il nostro fuoco sacro senza la quale oggi non saremmo qui. E poi ancora ovviamente ci saranno ospiti e ringrazio già tutti i vertici civili e militari che insomma parleranno e premieranno insieme a noi oggi voi ragazzi. Ringraziare anche ovviamente il dottor Luigi Riello, procuratore generale della Corte d'Appello di Napoli. E il dottor, scusatemi, mi è andata insieme un attimo, aspetta, scusate. Ho avuto un attimo, ma ci sono. Quindi volevo passare la parola alla dottoressa Cipullo. Buongiorno, ben arrivati. È sempre per me un piacere e un onore premiare le scuole perché è quello che dà un senso al lavoro che facciamo, almeno come Direzione Generale per lo Studente. Vi porto i saluti del Ministro che, come potete immaginare per precedenti impegni, non poteva essere qui, ma vi ringrazio voi ragazzi, ringrazio i docenti per il lavoro che fate e speriamo continui sempre di più a coinvolgervi in queste attività così importanti. Prima in un confronto che abbiamo avuto appunto abbiamo detto che il lavoro che fa l'associazione è un lavoro veramente importante e
noi tutti rimaniamo come adulti, come ormai grandi, stupiti quando riusciamo ad arrivare e a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi. Ed è quello di coinvolgervi, di rendervi partecipi di quelli che sono, in questo caso abbiamo lavorato sull'articolo 11, dell'articolo 4 della Costituzione quest'anno, vi ho anticipato quello che sarà, quello del prossimo anno, va bene, mi sono portata avanti. E vedervi così impegnati, io devo dire, abbiamo con l'associazione ormai da più di 10 anni un protocollo d'intesa con cui condividiamo un lavoro che facciamo costantemente nelle scuole e io faccio parte del comitato, il comitato dove insieme ci guardiamo tutto quello che voi ci fate arrivare, quello che è il vostro lavoro e supportato dai docenti. E devo dire che è sempre bello vedere quello che riuscite a fare, cioè veramente andate oltre sicuramente quello che noi ci aspettiamo ogni anno ed è sempre difficile dover scegliere, qui c'è la Presidente che ha condiviso con me questo lavoro. Devo dire, siete bravi, veramente bravi, io sono sempre più convinta, poi avete dei docenti stupendi, perché effettivamente è una missione quella che loro portano avanti ogni giorno, non è un mestiere come un altro, io lo dico sempre, fare il docente e fare il medico è una missione. Perché ci devi mettere il cuore in quello che fai, è un valore aggiunto, perché hai a che fare con l'umano, con gli esseri umani e voi siete preziosi perché siete il presente ma siete anche il futuro. E, nel lavorare su questi temi, io mi ero preparata qualcosa ma vado sempre poi diversamente, e, una cosa che su cui rifletto sempre e che è importante, ma non solo per voi giovani ma anche per noi, trovare un equilibrio tra i diritti e i doveri. È solo in questo equilibrio che possiamo veramente portare avanti il nostro lavoro e creare un futuro dignitoso per tutti noi e per tutti voi. E si parla di diritti, ma si deve parlare anche di doveri. A volte focalizziamo più su quello che su altro. E invece essere dei cittadini consapevoli, preparati, attivi, è un obiettivo che ci poniamo noi come Ministero, ma le associazioni che lavorano con noi, i vostri docenti, i vostri genitori, è un obiettivo che ci poniamo tutti i giorni. Personalmente e per voi, quindi anche l'esempio che noi diamo è importante, perché in questo dobbiamo anche noi adulti sentire la responsabilità del nostro ruolo e quindi speriamo, insomma, col tempo noi stiamo coltivando, noi tracciamo i solchi e seminiamo, però voi dovete continuare a curare questi semi, continuare ad innaffiarli, perché è solo dall'amore di quello che uno riceve, sulla riflessione, sulla consapevolezza del valore della vita di ciascuno di noi, si può veramente continuare a tener viva una società democratica. E democratica vuol dire riconoscere l'altro, riconoscerlo per quello che è, riconoscerlo diverso ma anche uguale a noi e quindi con gli stessi diritti e gli stessi doveri che noi chiediamo per noi stessi, li dobbiamo riconoscere agli altri. Quindi io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro, lo auguro a voi, ai vostri docenti, ai dirigenti, a tutta la scuola, perché la comunità scolastica è fatta di tanti piccoli protagonisti e, come dico sempre, è importante poi che ci sia un buon direttore di orchestra per far funzionare tutto bene e nella scuola sicuramente avete il dirigente. E che ringraziamo sempre perché poi insomma è lui che orchestra un po' tutto e fa funzionare i vari strumenti. Io vi ringrazio e buon lavoro per il prossimo bando che vi ho già anticipato quale sarà, quale articolo su cui dovrete lavorare, è un tema importantissimo che è quello della guerra, eh? Quindi ci siamo dentro con tutti i piedi, momento difficile, ma voi siete portatori di pace e lo avete dimostrato. Grazie. Grazie mille, dottoressa.
Spoiler pazzesco, ragazzi, quindi direi che l'abbiamo toccata piano da subito la mattinata. Sarà un progetto 2023-2024 davvero tosto, davvero, per chi ha tanto coraggio, quindi sono sicura che troverete lo spunto, ahimè, per partecipare anche il prossimo anno. Proseguendo i nostri ringraziamenti, io invece stamattina sono partita malissimo, quando non si mangia la brioche l'effetto è questo. Ho dimenticato di salutare il professor Roberto Russo, direttore generale della Link Campus University, per cui gli chiedo un grande applauso. Grazie. Prima di partire con le nostre premiazioni, però, vorrei farvi ascoltare le parole della nostra presidente, che da studentessa, giovane, figlia di un carabiniere, che è diventato, ahimè, un eroe, perché a me questa parola piace, anche se a tanti non piace, invece io la uso con orgoglio, perché ha sacrificato la sua vita per intervenire nel cercare di fermare un ergastolano in permesso premio, ha trasformato negli anni il suo dolore, la sua sofferenza nella casa dei familiari delle vittime del dovere, con tanti progetti, tutti, quasi tutti, per la maggior parte dedicati ai giovani, e quindi vi chiedo per lei un applauso, Emanuela Piantadosi. Buongiorno a tutti e benvenuti soprattutto ai nostri studenti straordinari. Grazie veramente per questa giornata che state rendendo per noi unica, perché ci avete regalato delle emozioni straordinarie. Sinceramente, quando abbiamo pensato di organizzare questa cerimonia in questo luogo straordinario, e per questo ringrazio sentitamente il presidente Fontana per aver voluto ospitarci in questo luogo simbolico, quando ci hanno prospettato 280 posti, noi ci siamo guardati, abbiamo ritenuto di non poterli riempire, perché voi venite da tutta Italia. È vero che questa è la capitale, è vero che questa premiazione per l'associazione è importante, però ci siamo resi conto che è veramente importante anche per voi. E quindi questi posti siete riusciti a riempirli tutti, e vi ringrazio di cuore a nome della nostra associazione. Con me oggi c'è anche Ambra Minervini, che è seduta in prima fila ed è la vicepresidente dell'associazione. E permettetemi di ringraziare, oltre ovviamente alle autorità che sono presenti e che ci onorano con la loro presenza, sono i colleghi dei nostri familiari, i rappresentanti delle forze dell'ordine, delle forze armate, anche della magistratura, che ringrazio di vero cuore per esserci accanto. E ringrazio il questore Trancassini, che ha così portato i saluti della presidenza con il suo intervento veramente molto profondo e vicino all'attività che svolge la nostra associazione. E quindi appunto ci avete emozionato. Io la parola che voglio sottolineare oggi è l'emozione. Perché l'emozione? Perché avete parlato della Costituzione, ma declinata attraverso i vostri occhi e ricordando il sacrificio delle vittime del dovere. E noi oggi qui abbiamo voluto farvi così una sorpresa, e quindi gli uomini e le donne che avete citato nei vostri elaborati sono uomini e donne importanti per la nostra associazione, che è costituita da circa 500 famiglie. E alcuni appunto dei familiari di questi eroi straordinari sono qui con noi. E io li ringrazio di cuore. Grazie per la vostra partecipazione. E vi dirò questo, ragazzi: noi quando abbiamo telefonato
ai nostri soci, perché vabbè, ci definiamo così. Quindi sono vedove, orfani, invalidi, genitori. E abbiamo comunicato loro che voi avete pensato di raccontare le storie dei loro cari. Loro ci hanno accolto con gioia, ma anche con lacrime, con emozione. Quindi questa parola emozione è importante. I sentimenti spesso nella nostra società vengono sottovalutati, invece è necessario coltivare anche questa cultura delle emozioni. E quindi le lacrime, qualcuno ha pianto al telefono. Quindi questo lavoro straordinario, e prima la dottoressa Cipullo ricordava l'emozione con cui noi abbiamo letto questi elaborati. Io personalmente, insieme all'avvocato Mariotti, che ringrazio di cuore, che è la responsabile del nostro ufficio legale, e merita un applauso, perché se siamo qui oggi è veramente grazie a questa donna straordinaria che insieme alla dottoressa Vitagliano e all'avvocato Paola Di Luccia sono così il cuore dell'associazione e hanno contribuito in modo fondamentale alla realizzazione di questo progetto, perché questo progetto culmina in questa giornata importante, però c'è tutto un lavoro lungo, complesso, che comporta grande attenzione. Quindi ringrazio loro per averci permesso di essere qui oggi. E quindi quando con l'avvocato Mariotti ricevevamo per posta elettronica i vostri elaborati, eravamo curiosi, ma adesso vediamo un attimino. Ed era un crescendo veramente di sorpresa. E oggi appunto la parola poi sarà la vostra, e quindi abbiamo pensato a questa giornata negli anni scorsi, vero Maria Costanza, l'abbiamo fatto online, invece quest'anno abbiamo ritenuto di vedervi negli occhi e potervi stringere la mano, perché questo non è l'unico progetto che abbiamo fatto, come diceva la dottoressa Cipullo, è l'ultimo di una lunga serie, però ecco, negli anni scorsi, considerata insomma la situazione, avevamo fatto la premiazione online, invece oggi è in presenza e voi avrete la possibilità di presentare i vostri lavori, e questo secondo me è importante, proprio per dare merito al lavoro che avete svolto, guidati dai vostri insegnanti che sono straordinari, perché sono il motore veramente che vi ha dato l'input e la possibilità di essere qui oggi. Quindi ringrazio gli insegnanti che sono una parte importante della nostra società, formano i giovani e hanno una grandissima responsabilità. Noi come associazione li vogliamo veramente ringraziare di cuore, anche lì li abbiamo conosciuti uno a uno. Ambra mi diceva, visto che li ha contattati lei personalmente, con qualcuno è diventata amica, cioè ogni tanto si telefonano dopo la premiazione, ovviamente, cioè dopo che abbiamo comunicato loro, e quindi per organizzare questa giornata sono diventati parte insomma della nostra squadra. Quindi ora è il vostro momento, lasciamo la parola a voi e grazie di cuore per il vostro impegno. Grazie. Allora, proseguiamo con la stessa emozione di cui ha parlato Emanuela. Voglio presentarvi chi sarà qui con noi oggi per la premiazione e salutarli e ringraziarli chiaramente, perché ricordiamoci sempre che chi ha incarichi difficili,
come dire, anche dal punto di vista della gestione del tempo, oggi ha scelto di essere qui con voi, e questo secondo me è un gesto di trasmissione di valori, di quei valori di cui voi oggi avrete parlato nei vostri elaborati e di cui oggi avete riscontro, è davvero bellissimo. Quindi un saluto e un applauso per il generale di divisione Giampaolo Mirra del comando delle forze operative terrestri, in rappresentanza del generale di corpo d'armata Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Sempre un saluto e un applauso per il colonnello Carmine Loperfido del comando primo gruppo Roma della Guardia di Finanza. Anche per il capitano di vascello Giuseppe Galeandro del quinto reparto dello Stato Maggiore della Marina, Marina Militare, delegato dal capo di Stato Maggiore ammiraglio di squadra Enrico Credendino. E per il colonnello Cosimo Fiore, capo ufficio per l'assistenza e il benessere del personale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in rappresentanza del Comandante Generale dell'Arma Teo Luzzi. E infine per il primo dirigente della Polizia di Stato, dottoressa Emanuela Canestrini, vice dirigente dell'Ispettorato di Polizia della Camera, in rappresentanza del capo della Polizia, prefetto Vittorio Pisani. Allora, veniamo ora al cuore di questo progetto 2022-2023. Finalmente ci siamo. Quindi io non vi rubo altro tempo. L'unica cosa che voglio chiedervi e ricordarvi è che la Costituzione, ce lo dovremmo ricordare anche noi, fra parentesi, se non è interpretata, se noi non ce la cuciamo addosso camminando, non è niente. È un insieme di fogli di carta, quindi la cosa che fa veramente la differenza è come noi interpretiamo gli articoli e valori che ci insegna. E io ho letto, io ho visto e ho ascoltato tanto di questa interpretazione da parte vostra. Quindi, quindi adesso ci parlerà di questo progetto il dottor Luigi Riello, procuratore generale emerito presso la Corte d'Appello di Napoli. Grazie. Ma io devo dire che sono veramente profondamente coinvolto da quelle emozioni di cui si è parlato, di cui ha parlato Emanuela Piantadosi, che ringrazio particolarmente, che plasticamente la dottoressa Cipullo ha definito fuoco sacro e che è l'anima di questa importante iniziativa. Vedere tanti giovani è un'emozione veramente profonda, e credo che sia importante che un luogo istituzionale così prestigioso, così rilevante, ospiti questo tipo di iniziativa che dà corpo, dà sostanza, dà significato a delle espressioni che rischiano di diventare un po' vuote: cittadinanza attiva, coraggio, vittime, diritti, doveri. Quando si dà corpo con delle iniziative così importanti e così significative, e i giovani hanno risposto in un modo straordinario, io credo che veramente c'è spazio per la speranza. Ho scritto anche nell'introduzione che è stata, credo, pubblicata sul sito, che questa iniziativa assume un'importanza ancora più forte perché si parla poco in genere di vittime del dovere, di vittime dei reati. Io dicevo anche un po' polemicamente che anche l'attenzione dei media spesso è focalizzata più sugli autori dei reati che non sulle vittime. Quante trasmissioni fotocopia in televisione, soprattutto nelle quali
si intervistano anche ex terroristi, ex mafiosi che qualche volta entrano in convegni, in università, salgono in cattedra. Ecco, noi rispettiamo tutti, anche giusto che avvenga questo come una testimonianza, soprattutto laddove queste persone abbiano veramente lasciato nel loro passato questi fatti che comunque bruciano ancora e sono gravi, però è importante che noi mettiamo al centro le vittime del dovere. E queste vittime del dovere e i ragazzi con i loro elaborati hanno dimostrato di essere profondamente consapevoli di questo, sono tantissime, perché delle volte parliamo dei fatti più eclatanti che hanno sconvolto la vita nazionale, il sequestro Moro, Falcone, Borsellino, tanti altri. Conosciamo dei nomi anche di uomini e donne che venivano accomunati in quel nome scorta, la scorta di. Ci sono dei nomi, ci sono dei cognomi, ci sono delle famiglie, ci sono dei drammi, ci sono dei problemi dietro quel nome scorta. Ecco, i ragazzi hanno capito che il mondo delle vittime del dovere è purtroppo un mondo molto più ampio di quanto non possa apparire, e credo che questa costituisca una lezione per tutti noi, data dai ragazzi a noi, perché i ragazzi oggi sono protagonisti, e non per dirlo, ma perché lo hanno dimostrato, di quella legalità che rischia di diventare una parola un po' rituale. Non aggiungo nulla a quello che il questore della Camera ha detto benissimo e plasticamente sull'articolo 4, che parla di diritto e di dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società. È bene che ci siano delle persone che hanno immolato la propria vita, la propria integrità fisica, che hanno ancora i segni del loro servire lo Stato. Queste persone non hanno avuto un attimo di esitazione di fronte alle armi dei delinquenti, di fronte al pericolo su che cosa fare. Ecco, io dico che spesso, ecco, è stato detto giustamente, i giovani stanno vivendo forse una delle società più difficili degli ultimi tempi, non è un modo di dire, e quindi hanno dimostrato che dei luoghi comuni su giovani superficiali, certo ci sono violenze, ci sono fatti che noi non vogliamo né dimenticare né sottovalutare, perché non si mette mai la polvere sotto il tappeto, ma sono queste testimonianze che veramente ci danno una grande speranza. Dico solo poche cose ancora, perché credo che il significato di questo concorso di idee, che ha visto degli elaborati particolarmente partecipati, sorretti da tensione ideale, ci dimostra che i ragazzi hanno veramente colto il fatto che lo scopo di questa iniziativa non è quello di fare dei santini, non è quello di imbalsamare queste vittime e di considerarle degli eroi un po' di fronte ai quali inchinarci, punto, ma di vivificare questo senso del dovere, far sì che venga trasmesso quello che i ragazzi nei lavori dimostrano di aver capito fino in fondo, e cioè che cittadinanza attiva, democrazia, significa non girarsi dall'altra parte, essere protagonisti non a parole della società. Noi viviamo un paese che ha avuto tante ferite, ferite profonde dal terrorismo, dalla mafia, ma perché ha sopravvissuto questo paese quando sembrava davvero che la speranza recedesse? Perché ci sono stati questi uomini e queste donne. Nessuno tocchi Caino,
dice una giusta, giustamente una benemerita associazione che lotta contro la pena di morte, contro la violenza ad ogni livello, contro la tortura, e io credo che non ci sia affatto una contrapposizione tra il rispetto profondo, il ricordo vivo delle vittime del dovere e il rispetto dei diritti nell'ambito del processo, per quanto riguarda chiunque, anche il peggiore delinquente. E concludo, ecco, prima sottolineando un dato che mi ha colpito e ne parlavo proprio con la dottoressa Piantadossi, cioè il fatto che i ragazzi hanno, confezionato una serie di lavori multimediali di vario genere, dimostrando non solo consapevolezza ma anche grande fantasia, grande capacità, grande originalità, e questo è molto importante. Hanno spesso parlato, almeno in alcuni casi parlato anche di vittime del dovere del proprio territorio, dimostrando di voler esplorare quel territorio con figure che sono a loro più vicine, magari non conosciute direttamente, periodi non vissuti, ma che vanno divulgati. Ecco, ragazzi, c'è una frase che voi conoscete senz'altro, ma che voi avete smentito con questi vostri lavori, con questo vostro coraggio, con questo vostro entusiasmo, con questa consapevolezza profonda. Corrado Alvaro diceva: la disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile. Ecco, questo non lo credete, non lo crediamo, vogliamo che veramente si capisca chi sta da una parte e chi sta dall'altra, perché spesso le maglie si sono confuse, in quante vicende abbiamo visto una confusione di ruoli. E voglio concludere con le frasi di altri due grandi. Una è quella di Pitagora, perché i grandi, come sempre, colgono con tanta anticipazione delle intuizioni. Ecco, in Italia abbiamo troppe leggi, e Pitagora diceva, esortava a dare vita a buoni esempi proprio per evitare di scrivere troppe leggi. E credo che questo concorso di idee, che trasmette entusiasmo, trasmette speranza, che noi vogliamo coltivare proprio attraverso i lavori dei ragazzi, il loro impegno, la loro convinzione, dia un senso a quello che il grande Nelson Mandela ci diceva, e cioè: un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Non arrendetevi mai, ragazzi, e grazie di cuore per quello che avete dato, ci date come presente e come futuro di questo paese. Grazie. Grazie mille al procuratore Riello. Ora chiedo di poter visionare il video per poi partire con la nostra premiazione. A Palazzo Giustiniani con i vicepresidenti del Consiglio e i ministri. L'orologio della biblioteca scoccherà tra poco un'ora destinata a rimanere memorabile nella storia della nostra democrazia. Sono le ore 17 quando il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo della firma. L'ho letta attentamente, possiamo firmare con sicura coscienza.
ha detto poco prima De Nicola a De Gasperi. Da queste cartelle di cuoio la Costituzione passa ora nello spirito e nelle forme della vita nazionale. Noi, tutti gli italiani, giuriamo di osservarla. Grazie a Giampaolo Mattei per aver realizzato questo video. Quindi ora io mi accingo a iniziare alla premiazione e chiedo al questore della Camera Paolo Tracassini di raggiungermi qui. Grazie mille. Allora, venga pure vicino a me che aspettiamo la scuola e premiamo con l'elaborato dal titolo Il nostro eroe, testo realizzato dagli studenti della classe quarta A dell'Istituto di Istruzione Superiore Euclide di Bova Marina. Un applauso per i ragazzi, prego venite. Intanto io vado a leggere la motivazione. L'elaborato testuale si compone di un libretto dedicato alla storia dell'agente di custodia Adelio Angeli, nel quale si intrecciano profonde riflessioni nelle differenti forme di racconti e lettere, sull'insegnamento tramandato dalle gesta di un eroe moderno. L'elaborato è risultato non solo coerente e corretto nel contenuto, ma anche approfondito e stimolante per l'immaginazione del pubblico. Un applauso per voi ragazzi. Lui ritira l'insegnante, grazie. Intanto che scattiamo la foto chiedo a Maria Grazia Mandato, figlia del maresciallo del corpo degli agenti di custodia Pasquale Mandato, di venire qui, prego. Così venga vicino a me, facciamo consegnare la targa alla professoressa. Perfetto, grazie mille, arrivederci. Aspetta. I diplomi. Eccoci. Prego, prego, venga qui. Se vuole dire due parole, dottoressa. Noi sì, siamo veramente onorati di questo premio. Grande la soddisfazione del mio istituto che da sempre si è speso in azioni positive e concrete per sensibilizzare i propri studenti a vivere appieno quelli che sono i principi della Costituzione. Ringraziamo l'Associazione Nazionale Vittime del Dovere per l'opportunità che dà sempre ai giovani di mettersi in gioco, ecco, con esperienze di così in alto valore, alto spessore valoriale. Noi dedichiamo questo premio, il mio istituto lo dedica a tutti coloro che nell'adempimento del proprio dovere hanno sacrificato la propria vita per gli altri e il loro ricordo rimane vivo nel nostro cuore, ma soprattutto nelle pagine della nostra Costituzione. Noi avremmo anche praticamente spiegato la genesi di questo lavoro, se abbiamo il tempo la leggiamo. Sì. Ok. Buongiorno a tutti i partecipanti alla premiazione, a nome mio, dei miei compagni di classe della quinta IPSAR e di tutto l'Istituto Euclide di Bova Marina che oggi qui rappresento. Ci terrei a ringraziare di cuore l'Associazione Nazionale Vittime del Dovere, che nell'ambito del progetto di educazione della cittadinanza e della legalità in memoria delle vittime del dovere ha consentito a me e ai miei compagni di classe di accostarci a tematiche di cui avevamo sentito parlare nei mezzi di informazione, ma che in verità non avevamo mai approfondito nella giusta maniera. Ringrazio anche la nostra dirigente scolastica, la dottoressa Domenica Minniti, che ha sposato sin dall'inizio questo nostro progetto e grazie alla quale ci troviamo qui oggi. La traccia del concorso ci sollecitava a fare nostra la storia di una delle tante vittime del dovere, tra magistrati ed appartenenti alle forze dell'ordine, che hanno sacrificato la loro vita sull'altare dei principi sanciti dalla nostra Costituzione. Inoltre, lo scopo del progetto era di raccogliere tra noi studenti analisi ed approfondimenti sul principio valoriale dell'articolo 4 della Costituzione italiana, che considerava il lavoro non solo un diritto, ma anche un dovere.
E scorrendo sul sito dell'Associazione Nazionale Vittime del Dovere, le note biografiche dei caduti appartenenti alle forze dell'ordine, la storia di Adelio Angeli ci ha oltremodo conquistato. A beneficio di tutti, ricordiamo come il nostro eroe, Adelio Angeli, appunto, agente di custodia, all'epoca così si chiamavano gli agenti di polizia penitenziaria, in un momento in cui era libero dal servizio, precisamente il 6 gennaio 1978, si recò presso un negozio di giocattoli di Portici, in provincia di Napoli, per comprare un ninnolo al suo unico figlio di 8 mesi, David. E lì si imbatté in una banda di malviventi che tentavano di rapinare lo stesso negozio. Adelio nel frangente non si nascose, piuttosto tentò di intavolare una trattativa con i rapinatori. La situazione però degenerò, tanto che ne nacque un conflitto a fuoco nel corso del quale venne attinto da un colpo di pistola esploso da uno dei malfattori. Adelio riuscì a mettere in fuga i criminali, rimanendo tuttavia gravemente ferito alla vena femorale. Rimase tra la vita e la morte per 5 giorni e per cercare di salvargli la vita, i medici gli praticarono l'amputazione alla gamba. Morì il 12 gennaio 1978 all'età di 36 anni ed il 26 novembre 1980 gli venne conferita alla memoria la medaglia d'oro al valor civile. Orbene, devo confessare che quando iniziamo a scrivere il nostro elaborato, ad un certo punto, non solo io, ma anche gli altri miei compagni coinvolti nel progetto, ci siamo compenetrati nella vicenda del racconto, al punto da immaginarci tra gli avventori di quel negozio di giocattoli il 6 gennaio 1978 ed in sostanza ognuno di noi, nella sua prospettiva, ha descritto ciò che vedeva. Abbiamo raccontato quella storia a modo nostro, immaginando per uno dei clienti presenti in quel negozio un prima ed un dopo l'epifania del 1978. Un prima fatto di disagi familiari, di frustrazioni e di amarezze, ed un dopo nel quale, sull'esempio di Adelio Angeli, pur con tanti sacrifici, lo stesso fosse riuscito a riscattarsi recuperando anche la stima dei suoi cari. Il messaggio contenuto nella nostra opera lo potrei sintetizzare in questi termini: compi il tuo dovere in ogni cosa, non puoi fare di più e non dovresti fare di meno. Questo ci ha insegnato Adelio Angeli e per quanto ci riguarda non vediamo l'ora di metterlo in pratica. Nell'ambito del nostro elaborato abbiamo anche scritto una lettera a David Angeli, figlio di Adelio, nella quale, fra l'altro, abbiamo spiegato la nostra concezione del lavoro, dopo l'esperienza del concorso di idee, immaginando pure come deve essere stato difficile per lui crescere senza il papà. Abbiamo pensato alla sofferenza che la prematura scomparsa di Adelio ha determinato nei suoi familiari. Io, in particolare, ho immaginato una vita senza i miei genitori ed il solo pensiero mi ha gettato nel più profondo sconforto. Allora ho cominciato a scrivere e sia io che i miei compagni di classe abbiamo proposto a David Angeli di considerarsi i suoi fratelli e sorelle, ovvero l'ultimo regalo in ordine di tempo che l'eroismo di Adelio continua a suscitare. Vorrei concludere il mio intervento con le ultime parole della nostra lettera a David Angeli. La legge del dovere è anche la legge della felicità. Questo ci insegnano le azioni di tuo padre. Noi crediamo in lui e per quanto ci concerne non esiste omaggio più grande che possiamo rendere al suo sacrificio. Gli dobbiamo tanto ed anche per questo abbiamo deciso di raccontarlo, per conoscerlo meglio, perché gli vogliamo bene e solo così riusciremo ad assomigliargli. Grazie. Grazie a tutti. Grazie mille. Prego, potete andare. Ora, se lei viene al centro aspetti, abbiamo un piccolo riconoscimento per lei, per il suo impegno di oggi, per tutto quello che fa e rappresenta l'istituzione di cui fa parte. Emanuela, un momento. Un secondo che viene la Presidente per uno scatto. Grazie mille ancora. Vi ricordiamo che adesso assisteremo a brevissime proiezioni di video, audio e così immagini, testi per una questione di tempo, ma ovviamente il vostro lavoro integralmente sarà poi disponibile sul sito vittimedeldovere.it. Proseguiamo con la prossima premiazione, quindi Presidente venga qui con me perché tanto è lei che deve premiare la prossima scuola. Allora, canzone in memoria di Loris Doriano Romano. Testo realizzato
dallo studente Thomas Boy della classe 4F del liceo classico Giovanni Siotto Pintor di Cagliari. Insieme alla dottoressa Piantadosi è presente la signora Franceschetti, moglie del sindaco Loris Doriano Romano. Eccoti, prego. Complimenti intanto, se ci vuoi fare un breve commento di quello che è la tua giornata di oggi, la tua esperienza e questo testo. Certo, buongiorno a tutti anzitutto, sono profondamente emozionato, vediamo se riuscirò a reggere il discorso. Allora, mi chiamo Thomas appunto, vengo dalla quarta liceo, appunto nel liceo classico, provengo dalla Sardegna e sono molto fiero di rappresentare la mia regione e ancor di più lo sono venendo da un piccolo paesino, qual è la mia Domus de Maria, che io saluto tanto. Allora, aspettate un attimo, ok. Anzitutto vorrei anche ringraziare il liceo Siotto appunto che mi ha permesso di formarmi come uomo, proprio perché grazie agli studi umanistici sono diventato la persona che sono. E la mia scuola oltretutto mi ha offerto questa opportunità e senza di questa io oggi non sarei qui. Non sarei qui e non avrei neanche conosciuto la moglie di Loris Romano Doriano, che ho potuto parlare prima con lei e si è dimostrata veramente una persona molto gentile. E io, guardate, l'emozione... È proprio quello di cui stavano parlando prima i redattori, che al centro di tutto c'è l'emozione e nient'altro, secondo me, può essere più grande di questo, di ciò che stiamo vivendo noi in questo momento. E credetemi, sia io che lei, posso parlare anche a nome suo, siamo profondamente colpiti da questa vicenda. Io ho deciso per il mio elaborato di scrivere una poesia. Questa scelta è dipesa sia dalla mia passione per la letteratura, che ho sviluppato ancora prima di essere al classico e che il liceo mi ha permesso appunto di approfondire. Anche perché poi ho pensato che oggigiorno scrivere poesie sia qualcosa di desueto. E non lo biasimo comunque, perché una persona deve scrivere poesie solo se lo sente. Non sono neanche mie parole, anche Ungaretti lo diceva. Nonostante tutto, comunque... questo mio desiderio si è coniugato anche con quello della vittima, Loris Romano Doriano, che anche egli era un po', diciamo, nel suo privato un piccolo poeta. Se voi scrollate nel sito delle vittime del dovere riuscirete appunto a trovare le sue poesie. Poi parlando anche con la moglie mi ha permesso anche di venire a conoscenza di ulteriori poesie. E niente, aspettate un attimo, voglio andare veloce perché non voglio rubare il tempo anche agli altri. Allora, quindi con questo progetto io ho voluto appunto dedicare una poesia e mi sono ispirato a Dante. Perché a Dante? Perché Dante nella sua Divina Commedia incontra appunto i dannati, i beati, i purganti e chiede a loro le motivazioni, perché hanno compiuto questi gesti e oltretutto dà lezioni di morale, ci insegna quale sia la giusta via e oltretutto Dante è stato anche una persona che... cioè Dante è stata una persona appunto che ha... per tutta la sua vita si è dedicata alla politica, proprio come Loris Doriano. E quindi pensai subito che sarebbe stato meraviglioso poter coniugare appunto questi due mondi e nella mia poesia appunto Loris Doriano, la sua anima va appunto all'inferno e parla con la vittima. Appunto gli insegna quei valori di dovere che colui che l'ha ucciso non ha imparato, perché ripercorrendo la sua storia, Loris Romano Doriano era sindaco di Villa Bartolomea, un paesino in provincia di Verona. Una mattina si presentò al comune un uomo e quest'uomo gli sparò e poi si tolse la vita. Le motivazioni di questo gesto tuttora sono ignote. Quel che sappiamo è che Loris Doriano appunto cambiò la sua
postazione da autista di autobus per bambini a autista di autobus per anziani. L'assassino, essendo munito di armi, avendo il porto per andare a caccia, non ha esitato ad uccidere il sindaco. Noi non possiamo sapere appunto cosa gli sia balzato per la testa quando ha compiuto questo efferato gesto. Quel che sappiamo appunto, o quello che io mi sono domandato, è come mai ha dovuto fare questo gesto. Evidentemente non aveva compreso cosa significasse il dovere, cioè quello di cui parla l'articolo 4 della Costituzione. Il sindaco gli aveva affidato una precisa mansione, un qualcosa che doveva svolgere, e lui non aveva capito. E l'articolo 4 ci parla appunto di come un lavoro, noi abbiamo il diritto di svolgere questo lavoro, e questo è un tassello importantissimo per la Costituzione della nostra Repubblica. Ed è per questo che ho anche deciso di glorificare questo sindaco, perché, se posso dire, l'emozione gioca molti brutti scherzi. E vabbè. C'è una cosa che ha regalato Loris Romano Doriano, ovvero che da piccolo sindaco aveva una dedizione che andava oltre i confini di quella di un piccolo paese, perché egli, prima di ogni altra cosa, ha messo al centro della sua vita una comunità che ha voluto bene come una famiglia. Questo è il ruolo del sindaco, questo è il ruolo di Doriano. Questo è stato il prezzo per cui ha dovuto dire addio a questo mondo. Un prezzo che c'è stato, cioè un prezzo per cui lui se n'è dovuto andare da questo mondo. Lui è stato lì e ha svolto il suo compito e ha visto in faccia la morte, ma l'ha fatto per agire per il bene degli altri, per la libertà collettiva di qualunque cittadino. Ed è questo che ti devi porre quando decidi di ricoprire una carica politica. È quella del sindaco. Quella di Doriana è attuata nel piccolo, ma si riflette nel grande, perché sono certo che oggi fra i bambini di Villa Bartolomea qualcuno è cresciuto con quella figura e volendolo imitare abbia detto fra sé e sé: voglio mettere al centro della mia vita il dovere e servire la comunità, proprio come fece il nostro compianto sindaco Doriano. Grazie mille a tutti. Grazie mille Thomas. Ecco, per te c'è una targa con il tuo diploma e ovviamente la pubblicazione con tutti i concorsi. Ancora complimenti, mi sposto così potete fare una fotografia tutti insieme, con la presidente anche. Grazie mille. Per la signora Franceschetti c'è una piccola... Dov'è? La pergamena. Grazie mille. Perfetto. Grazie mille. Complimenti ancora. Allora, proseguiamo con il prossimo elaborato. Chiedo al generale di divisione Giampaolo Mirra di raggiungermi. Questo elaborato si intitola Campagna sociale in memoria delle vittime del dovere. Sono manifesti realizzati dagli studenti, di cui ora vi leggo tutti i nomi: Alessia Norgini, Andrada Ioana Gheorghe, Giordana Vatai, Nicola Persechini, Maddalena Corbucci, Matilde Pavicic, Sara Bergai, Mohamed Rachidi, Elena Moretti, Maria Chiara Dotto, Nicoletta Febraro, Lorenzo Sforza, Diego Mazzei, dell'Istituto Professionale Orfini di Foligno. Prego, sfilate pure davanti senza problemi, non vi preoccupate. Vado a leggervi la motivazione. Gli elaborati presentati sono costituiti da tre gruppi di manifesti dal titolo Per l'Italia era, i loro cuori, la chiave e la memoria. Sebbene siano stati presentati singolarmente, la Commissione ha ritenuto di premiare tutti e tre gli elaborati che insieme costituiscono un'unica e pregevole campagna sociale. Le immagini, i testi e il contesto scelti sono di grandissimo impatto emotivo per il pubblico.
Prego, se c'è qualcuno che vuole... Io sono la dirigente e con grande orgoglio e con un profondo grazie veramente siamo qua a rappresentare la scuola Orfini di Foligno. È molto significativo questo concorso e il fatto che i ragazzi abbiano voluto partecipare tutti con grande entusiasmo e impegno, perché la memoria è importante non dimenticare, la memoria è un grande insegnamento per i giovani, per tutti noi, ma per i giovani in particolare. Ricordare vuol dire onorare, e non solo onorare, ma cercare di emulare quello che è stato un sacrificio di tante famiglie, non può essere dimenticato, fatto per la nazione, fatto con grande generosità, è un dono che è stato fatto con grande generosità, sicuramente un servizio anche, ma è tutto questo per la nazione, per gli altri, non può essere dimenticato. È con questo spirito che i ragazzi dell'Orfini e gli insegnanti hanno voluto partecipare a questo concorso. Noi abbiamo partecipato a varie campagne sociali, ci piace tutto ciò che riguarda il sociale, siamo molto impegnati anche nella nostra regione Umbria, anche nella provincia, anche nella città, lavoriamo per l'Avis per esempio, per tutto ciò che riguarda i diritti delle donne e tante tante altre manifestazioni per il sociale, ma questa ci ha interessato particolarmente e ci ha colpito particolarmente, quindi io ringrazio veramente di questa opportunità che viene data annualmente, bello questo come dire, impegno annuale a cui parteciperemo ancora, ce lo siamo già detto, anche perché i nostri grafici sono veramente un po' speciali, lavorano con gli insegnanti con grande dedizione, grande impegno, grande desiderio di imparare, di fare il meglio, di crescere. E quindi ecco, grazie a tutti voi per questa bella opportunità. Ora lascio la parola ai nostri ragazzi. Buongiorno a tutti. Siamo molto emozionati e grati per l'opportunità che ci è stata concessa di essere qui a presentare i nostri elaborati. La partecipazione a questo concorso è stata guidata dal desiderio di rendere omaggio a coloro che hanno sacrificato la propria vita, lavorando nell'adempimento del proprio dovere. Partendo da quest'idea, abbiamo sviluppato 3 campagne sociali, concepite non solo per commemorare le vite perse, ma anche per sensibilizzare sull'importanza del servizio e del sacrificio personale. Le nostre proposte non sono state create solo per celebrare i valori espressi dall'articolo 4 della Costituzione italiana, ma anche per rappresentare la ricaduta, a volte purtroppo tragica, che tali valori hanno sulla vita di chi si dedica al servizio per gli altri e per lo Stato, e su quella delle loro famiglie e dei loro cari. Abbiamo orientato le nostre campagne verso un efficace impatto visivo e comunicativo e una forte carica emotiva, consentendo al messaggio di esprimersi in modo chiaro ed esplicito. Vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di condividere il nostro lavoro e per l'attenzione che ci avete dedicato. Buon proseguimento. Grazie, complimenti ancora ragazzi. Scusate. Il premio. E intanto chiedo alla signora Cinzia Franceschetti, scusatemi, ho sbagliato la lettura del nome, la signora Roberta Cozza di raggiungerci per la premiazione. Prego. Un applauso per la signora Roberta Cozza e per Michela Casu, moglie e figlia del vigile del fuoco Massimo Casu. Ragazzi, aspettate che arrivano i diplomi.
La pubblicazione è una pergamena per voi, per ringraziarvi di essere qui con noi oggi. Se riuscite, forse, guardate i fotografi, vi danno loro l'ok. Grazie mille, complimenti ancora. Grazie generale. Scusatemi, comunicazione di servizio. Dunque, proseguiamo con Tra i cieli di Dante, La luce di Klimt e Dalì. I calabresi che hanno dedicato la vita e la giustizia alla legalità. Sono opere artistiche realizzate dagli studenti Diego Alessandria, Giorgia Teresa Belcastro, Cristian Antonio Boragina, Mariana Carpinelli, Miriam Cavallaro, Aldo Diano, Daniel Lico, Giuseppe Maiolo, Matteo Mastro Battista, Americo Matani, Matteo Nano, Matilde Petracca, Francesco Simone Pulitano, Giulia Caterina Russo, Raffaele Gaetano Luigi Sposaro, Stefano Suraggi e Alessia Tripodi, della terza E dell'Istituto Comprensivo Murmara di Vibo. Murmara, me l'hanno anche detto, di Vibo Valentia. Allora ragazzi, siete tantissimi, quindi fate tipo una mezza luna, scorrete un po' più in là, l'importante è attenzione a non coprire l'interprete, per piacere. Piuttosto fate una seconda fila. Allora, a premiare chiamo il vice capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale dei servizi, dottoressa Rosa Patrizia Sinisi. Benvenuta. Insieme a Paola Calabrese, Giovanna Daga, moglie e figlia e sorella del dottor Luigi Daga. Non c'è, vabbè. E anche Francesco Calvosa e Fedele Calvosa, figlio e nipote del dottor Fedele Calvosa. Allora, scusatemi le spalle, io mi metto qui per una questione di spazi, quindi vado a leggervi la motivazione, altrimenti ci perdiamo. L'elaborato consta di una serie di opere artistiche realizzate dai ragazzi e presentate attraverso un video racconto. Le opere sono un connubio di arte visiva e letteraria, unendo il paradiso di Dante alle immagini suggestive delle opere di Dalì e Klimt. Un'opera pregevole che affronta l'argomento proposto raccontando le storie di eroi calabresi, sublimandoli attraverso l'arte. Credo abbiamo un piccolo estratto. Forse abbiamo un piccolo problema tecnico con l'audio. Vi ricordo comunque che poi sono tutti fruibili in maniera estesa e sul sito delle vittime del dovere. Sì. Ad ogni modo, così possiamo apprezzarlo con un po' più di calma. Poi facciamo un applauso ai ragazzi di questa scuola. Ora vi verrà consegnata la targa e per ciascuno di voi ci sarà un diploma e una pubblicazione con tutte le opere in concorso per quest'anno. Se qualcuno vuole fare un commento. Sono la dirigente della Murmura e veramente un grazie di cuore per averci data la possibilità di riflettere ancora una volta su temi che per noi sono vita quotidiana, perché l'educazione alla legalità non è un semplice momento della scuola, è veramente il filo rosso che accompagna tutte le nostre attività
e che parte dal rispetto delle regole per dipanarsi poi in tutte le attività, in tutte le discipline, in una visione epistemiologica che però mira ad un unico obiettivo, quello di costruire teste pensanti. Teste che in una terra come la nostra, dove la cultura mafiosa spesso si respira e si confonde, in quell'intreccio di cui parlava il dottore prima, è fondamentale dare loro la capacità di scegliere in ogni momento con piena consapevolezza, di scegliere da che parte stare, di scegliere cosa fare in piena libertà. Questo è il nostro, come avete visto passiamo dall'arte alla letteratura per arrivare ad avere cittadini capaci veramente di costruire un futuro a dimensione di civiltà, legalità. Grazie. Grazie a lei, dottoressa. Insomma, mi permetto di dire che le sue parole sono state davvero belle, toccanti, insomma, di chi davvero si impegna nel suo territorio, un territorio complesso, come ce ne sono tanti altri nel nostro paese, ma in particolar modo questo lo sappiamo, quindi vi ringrazio, ringrazio lei e lei da parte nostra per tutti i docenti e dirigenti scolastici e i ragazzi che ovviamente sono i protagonisti. Complimenti ragazzi. Prego, la io mi sposto, cerco di farvi fare una fotografia. Ci sono i familiari. Sì, sì, ma non ci sta. Facciamo uno scatto con la scuola e poi chiedo ai nostri familiari di raggiungere più o meno il centro per fare uno scatto con i ragazzi. Vabbè, fa piacere farlo con voi. Allora, andate verso il centro, magari fate una, ragazzi, al volo una fila davanti un po' quelli più piccolini, davanti, in maniera tale da riuscire a starci per fare una fotografia tutti insieme. Grazie mille. Grazie mille. Falli passare. Passando, ritirate il vostro libretto. Ma che disastro. Sì, sì. La nostra attività ha preso avvio dalla lettura e analisi dell'articolo 4 della Costituzione della Repubblica Italiana, che recita: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Il lavoro è un dovere di ogni cittadino, oltre ad essere un diritto, e ognuno di noi ha il compito di svolgere con scrupolo e senso di responsabilità il proprio dovere professionale. Sarebbe bellissimo se ogni cittadino avesse la possibilità di svolgere il lavoro che ama, come affermava Primo Levi nel suo libro La Chiave a Stella, in cui asseriva: se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l'amare il proprio lavoro, che purtroppo è privilegio di pochi, costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra. Sicuramente tutte le persone che hanno dato la loro vita per il dovere sono state personalità eccezionali. Ciò che li qualifica come giganti della nostra Repubblica è la consapevolezza di andare incontro a un sacrificio immenso. Conoscevano i rischi che correvano, eppure non si voltarono dall'altra parte, non risposero alla chiamata con l'indifferenza, ma si ispirarono all'impegno e al dovere del loro lavoro di custodi della legalità. Per celebrare il loro coraggio, la loro passione per il lavoro e il loro sacrificio, abbiamo cercato di immaginare in che modo la loro vita, che è un esempio di grandezza e bellezza, potesse entrare in contatto con i capolavori dell'arte e della letteratura, che appunto sono ciò che più si avvicina alla bellezza sulla terra. Abbiamo quindi rappresentato i magistrati uccisi dalle mafie e anche dal terrorismo all'interno del libro della vita di Klimt, e li abbiamo immaginati tra i cieli di Dante, splendenti della luce del paradiso e dei colori di Dalì, che del paradiso dantesco ha colto l'esplosione di giustizia, gioia e luminosità. L'opera di Klimt che abbiamo reinterpretato è simbolo del ciclo della vita e della connessione tra cielo e terra. Mani criminali, inconsapevoli del valore sacro della vita, hanno profanato il corpo di questi eroi del nostro tempo, riducendolo al silenzio. Ma le loro idee non sono passate invano. Hanno generato nuova linfa, dalla quale scaturisce quotidianamente la speranza di costruire una società civile e solida, nella quale non ci sia spazio per associazioni criminali. Il nostro lavoro nasce dunque dalla consapevolezza che l'arte e la letteratura hanno un alto potere, educare alla bellezza e alla sensibilità, al rispetto verso gli altri e verso il mondo e alla capacità di pensare in modo libero. Tutti elementi indispensabili per costruire società giuste e pacifiche. Gli antichi chiamavano studi humanitatis queste discipline perché sono ciò che ci contraddistingue come esseri umani e perciò come esseri pensanti. Perciò l'arte, la musica, la scienza e la poesia sono ricchezze create dagli esseri umani per proteggere se stessi nei momenti in cui sembra prevalere la barbarie e la distruzione. Esse ci ricordano, come affermò Ulisse, che fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Per onorare Dante, la cui commedia ci insegna che gli esseri umani possono scendere fino agli abissi del male, ma anche innalzarsi fino alle vette del paradiso con azioni eroiche e sacrifici immensi dettati dal altruismo e senso di responsabilità, abbiamo deciso di rappresentare gli eroi del nostro tempo nelle vesti degli spiriti giusti che Dante colloca nel paradiso. La frase scelta dal poeta fiorentino a rappresentare l'avventura terrena delle anime combattenti in nome della giustizia incarna perfettamente l'ideale seguito da tutti coloro che sono morti in nome del dovere e del senso di responsabilità. Diligite justitiam, qui judicatis terram. Purtroppo non abbiamo potuto approfondire come meritano tutte le figure di eroi del dovere, quindi abbiamo concentrato il nostro lavoro sulla storia delle quattro figure di magistrati calabresi, i giudici Ferlaino, Calvosa, Scopelliti e Daga, quattro figli della Calabria che con la loro vita dimostrano che la Calabria non deve essere ricordata per le associazioni criminali che ne deturpano della bellezza, ma anche per la grandezza umana e professionale di alcuni suoi figli indimenticabili. E soprattutto che nella nostra terra vivono principalmente brave persone, dedite al lavoro e alla famiglia, che però fanno meno rumore e meno notizie delle persone che si dedicano alle prepotenze e ai soprusi.
Il dipinto che riproduce La porta del paradiso di Salvador Dalì è dedicato al giudice Francesco Ferlaino, assassinato da sicari appartenenti all'Andrangheta il 3 luglio del 1975, mentre rientrava a casa per il pranzo. I suoi familiari e quanti ebbero l'onore di conoscerlo ricordano un uomo colto, un amante della musica e dei classici, un religioso fervente. La nipote Marina, nel raccontare la sua storia in un'intervista concessa al Quotidiano del Sud, non dimentica di citare la sua passione per la musica, il suo senso del dovere verso lo Stato e la sua determinazione, e lo ricorda raccontando che lui la mattina andava prima in chiesa e poi in tribunale e che aveva una fede profonda. Perciò abbiamo scelto per lui alcuni versi del canto quattordicesimo del Paradiso, in cui Dante sicuramente avrebbe incontrato i nostri giudici se avesse compiuto il viaggio nel XX secolo, e il giudice Ferlaino si rivolgerebbe al pellegrino Dante con queste parole: con tutto il cuore, con quella favella, che uno in tutti a Dio fece olocausto, qual convenia sia la grazia novella. E non era anco del mio petto esausto l'ardor del sacrificio, che io conobbi e solitare è stato accetto e fausto. Per raccontare la storia del giudice Fedele Calvosa, ucciso dalle formazioni comuniste l'8 novembre 1978, abbiamo scelto il dipinto di Dalì raffigurante il canto quindicesimo del Paradiso. Qui Dante incontra il suo avvocacciaguida che gli parla, tra le cose, della sua morte avvenuta combattendo per la fede. Anche il giudice Calvosa sarebbe sicuramente tra gli spiriti combattenti, perché la sua vita è stata improntata alla lotta per rendere il mondo un posto migliore in cui abitare. Perciò, se Dante avesse scritto oggi il Paradiso, certamente lo avrebbe popolato nelle anime di coloro che hanno sacrificato la loro vita per la giustizia, e le parole pronunciate da Cacciaguida potrebbero essere ribadite per il giudice Fedele Calvosa. Qui vi fui io, da quella gente turba, disviluppato dal mondo fallace, lo cui amor molt'anime deturpa, e venni dal martire a questa pace. Il dipinto dedicato al giudice Scopelliti è ambientato nel canto quattordicesimo del Paradiso, luogo di transizione tra gli spiriti sapienti e gli spiriti militanti. È in questi versi che il poeta fiorentino appare una croce splendente della luce dei beati che vi sono raffigurati. La luminosità del Paradiso si scontra con il buio che proviene dalla terra, dove si consuma il delitto di un uomo giusto che, per la grandezza del suo sacrificio e per gli alti valori che guidarono la sua vita, è proiettato immediatamente in un luogo di pace e beatitudine. Da vivo, il giudice Regino aveva affermato: il giudice non è mai popolare, soprattutto il pubblico ministero, che è quasi sempre impopolare in tutti i processi. Il giudice va incontro a critiche, a volte aspre, vivaci, a volte anche ingiuste, ma non può sacrificare il suo ministero. E allora, anche a lui, come a Dante, potrebbe sorgere un dubbio lacerante. Giù per lo mondo, senza fine amaro, io appresso quel che sì io ridico, a molti fia sapor di forte agrume, e sia al verso un timido amico, temo di perder viver tra coloro che questo tempo chiameranno antico, ma la risposta potrebbe essere una sola, coscienza fusca, o della propria o dell'altrui vergogna, pur sentirà la tua parola brusca, ma non di me rimosso ogni menzogna, tutta tua vision fia manifesta, e lascia pur grattare dove la rogna. Che se la tua voce sarà molesta, nel primo gusto vita al nutrimento, lascerà poi quando sarà digesta. Questo tuo grido farà come vento, che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Lo stesso discorso iniziato nella Divina Commedia per il giudice Scopelliti avrebbe validità anche per il giudice Luigi Daga, che abbiamo rappresentato con la scala celestiale di Dalì. Abbiamo infatti immaginato il suo percorso umano e professionale, pur caratterizzato dalla bellezza della luce, deve essere stato altrettanto faticoso e impegnativo. Questa scala rappresenta il simbolo per la piena affermazione dell'articolo 27 della Costituzione italiana, che afferma: la responsabilità è penale e personale. L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Grazie mille, complimenti ancora, bravi ragazzi, e in bocca al lupo per il prossimo concorso. Allora,
Prendete i vostri diplomi e elaborati. Allora, volevamo consegnare poi una pergamena a ricordo alla famiglia Daga, alla famiglia Calvosa. Prego. Allora, glielo do alla presidente, guarda. Sì. Fate pure una fotografia, se guardate il fotografo, per favore. Ragazzo che è intervenuto prima, quello di Cagliari, il ragazzo che le dice che ha dimenticato di dire alcune cose e vorrebbe intervenire. Grazie mille. Passiamo al sesto elaborato premiato. Chiedo al colonnello Carmine Loperfido della Guardia di Finanza di raggiungermi, grazie. Vicepresidente, lei si è seduta, ma fra un po' deve tornare qui con me. Ambra Minermini, vicepresidente dell'Associazione Vittime del Dovere. L'elaborato dal titolo La forza dell'Italia è il lavoro. Un'opera artistica realizzata dallo studente Armando Pio Comito, o Comito a seconda di come si legga, della classe terza A dell'Istituto Comprensivo di Rocca di Neto, plesso di Casabona. L'elaborato si sostanzia in una scultura che nella sua semplicità racchiude il principio stesso dell'articolo 4 della Costituzione. Il lavoro è un diritto e un dovere, in qualunque forma si realizzi. Il risultato è un messaggio chiaro, pulito e del tutto pertinente con il tema proposto. Complimenti. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Comito Armando e vengo da Casabona, un piccolo paese in provincia di Crotone. In questa scultura ho voluto mettere in evidenza il lavoro come fondamento principale della nostra nazione e difatti lo sancisce l'articolo numero 1 della Costituzione della Repubblica Italiana e l'articolo numero 4 lo completa. Dobbiamo fare in modo che il mondo del lavoro si regga sulla legalità affinché la nostra società e quindi la nostra nazione possa risanare da fenomeni sociali come il lavoro nero, le morti bianche, la criminalità organizzata e la povertà. Il rispetto della legge nel mondo del lavoro, basato sulla meritocrazia, sarebbe anche una soluzione alla disoccupazione che affligge noi giovani, soprattutto al sud.
Il titolo della mia opera è La forza dell'Italia e il lavoro. L'insieme dell'installazione è formata da due sculture, il braccio con il pugno che stringe un martello, questo rappresenta il duro lavoro manuale che si completa con la penna e un pennarello. Questi ultimi rappresentano l'istruzione e dunque il lavoro intellettuale e il lavoro artistico, la creatività e il talento artistico in generale. Queste due sculture sono completate da uno sfondo che rappresenta appunto la bandiera italiana dipinta con acrilici su un polistirolo. Il tutto è retto da un libro che rappresenta la legge, la nostra Costituzione. Chiaro significato che tutto deve sostenersi sulla legalità per la tutela dei diritti e dei doveri dei cittadini lavoratori. Le sculture sono state modellate con riciclo di carta di opuscoli commerciali e di bottiglie di plastica compattate da nastro di carta gommata e dipinte con colori acrilici. Grazie da parte nostra come famiglia, grazie a nome della dirigente, la dottoressa Maria Fontana Ardito, la responsabile di presso, la professoressa Daniela Scavello e la professoressa Angela Delfino, referente del progetto, che non ha potuto presenziare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Armando, grazie a te, perché al di là di questa bellissima opera, le tue parole così sentite, così genuine, ti garantisco che sono arrivate proprio dritte dove dovevano arrivare. Complimenti. Mi sposto in modo che tu possa ricevere il tuo premio. Prego, fate pure una fotografia. Okay. Aspetta che c'è il tuo diploma e anche per la professoressa. Grazie di cuore, la mamma. Perdono. Infatti vedevo degli occhi tanto, tanto commossi e ho detto che brava questa professoressa, invece la mamma. Non che le professoresse non siano commosse, però era uno sguardo troppo amorevole. Allora, ora passiamo alla categoria elaborati multimediali. Questo elaborato si intitola Giuppi, vittima del dovere. Un video multimediale realizzato dagli studenti Charlotte Amboco, Alberto Andaloro, Andrea Andaloro, Lara Berenato, Giacomo Bertè, Francesco Buccafuscia, Alessandro Caragliano, Sebastiano Cristadoro, Laura D'Amico, Ilenia Dello, Paolo Giannetto, Valerio Iannozzi, Lamalfa. Scusate, non mi hanno messo la virgola e mi mettono anche i cognomi prima, quindi immaginate la fatica che sto facendo. Maddalena Lamalfa, Giuseppe Macchi, Matteo Magaudda, Francesco Napoli Vittoria Mollura, Vittoria Puca, Viola Puglisi, Elena Sottile, Isabel Trimboli, Elisabeth Ullo della classe seconda C, nonché da Calapà Davide della classe terza B e da Valerio Biondo della classe terza C dell'Istituto Comprensivo Primo Milazzo, scuola secondaria di primo grado Garibaldi di Milazzo. Ce l'ho fatta! Benvenuti! Prego, schieratevi un pochino più nel centro, stringetevi un pochino qui, se no di là non ci stanno. Allora, vi leggo la motivazione. L'elaborato racconta l'emozionante incontro dei ragazzi con la mamma di Giuseppe Tusa, vittima del dovere, caduto nel crollo della Torre di Genova. L'elaborato è completo, realizzato con dettagli accurati e particolarmente apprezzati. I ragazzi hanno trasmesso un messaggio di profondo amore e rispetto. Grazie ragazzi, intanto, a prescindere. Chiedo al capitano di vascello Giuseppe Galeandro del 5° reparto dello Stato Maggiore della Marina Militare, delegato dal capo di Stato Maggiore della Marina ammiraglio di squadra Enrico Credenino, benvenuto qui con me per la premiazione. Ho aspettato a chiamarvi perché sapevo che erano tanti. E inoltre il Monsignor Attilio Nostro, vescovo della diocesi Mileto-Nicotera Tropea, e Adele Chiello Tusa, mamma di Giuseppe Tusa. Io giù
faccio conoscere tutti. Prego, c'è qualcuno che vuole... Sì. Buongiorno a tutti. In queste occasioni le parole per ringraziare non bastano mai, ma vorrei esprimere a nome dei miei compagni, delle nostre prof e della dirigente la felicità per aver ricevuto questo premio. È iniziato tutto un po' per gioco, per condividere momenti ed emozioni, ma via via questo concorso è diventato parte integrante della nostra vita, sensibilizzandoci a questa delicata tematica. Abbiamo lavorato duro e finalmente ce l'abbiamo fatta. Un grazie speciale alla signora Adele Chiellotusa, madre di Giuppi, al quale dedichiamo questa vittoria. Grazie Giuppi. È sicuramente con orgoglio e con gratitudine che accogliamo questo attestato che premia il lavoro e l'impegno dei nostri ragazzi che attraverso l'infaticabile, la grande, eccezionale signora Adele hanno imparato a conoscere il nostro concittadino, quindi Giuppi è diventato uno di noi. Abbiamo conosciuto le sue passioni, la sua musica, il suo valore, il suo impegno, il suo lavoro che in un estremo sacrificio ha donato e quindi vittima del lavoro, vittima del dovere. La nostra memoria, quella collettiva, ma soprattutto quella dei nostri ragazzi, deve essere alimentata dal ricordo, da queste celebrazioni, da questi momenti che sicuramente nei nostri giovani, in maniera particolare, possono far scattare quella scintilla, quella luce che deve caratterizzare il loro cammino, perché loro saranno i cittadini del domani, i cittadini consapevoli e responsabili che dovranno perseguire e difendere la legalità e la sicurezza. E sicuramente, come la musica che Giuppi amava, saranno anche loro dei bravi orchestrali che sapranno comporre la musica della loro vita all'insegna dei valori universali che ci rappresentano e rappresentano il nostro meraviglioso paese. Grazie a tutti voi, grazie signora Adele. Grazie. Io volevo ringraziare l'associazione Vittime del Dovere nella persona della presidente Emanuela Piantadosi, che ci permette tutto questo di rammentare e non dimenticare, perché la memoria è importante. Io ai giovani voglio lanciare questo messaggio. Non possiamo, se non conosciamo il passato, non possiamo andare nel futuro nel segno della legalità, dei diritti e dei doveri. Questi diritti bisogna pretenderli. La Costituzione, appunto, ci indica proprio la direzione della legalità in tutti i sensi, in tutti gli articoli. Noi quella dobbiamo pretendere che venga applicata e che la giustizia sia uguale per tutti. Il lavoro, non solo quello delle Forze Armate, di tutti quelli che donano la vita per conto dello Stato italiano, quindi per la collettività della società, del popolo, dei cittadini italiani, ma anche per l'umile operaio che esce di casa per andare a guadagnarsi la pagnotta, io sostengo. Anche quello non è una morte bianca. No, quella non è una morte bianca. Quella è la morte già prestabilita. Perché nel bilancio economico delle aziende pubbliche e private noi abbiamo la prima cosa che si mette in evidenza, l'interesse principale è il profitto economico, il PIL del nostro paese. Ma io sostengo che la vita umana è la cosa fondamentale, il diritto fondamentale dell'uomo. E quindi non dobbiamo fare spegnere questa musica. La mia è una metafora, nonostante Giuseppe amasse, la sua grande passione fosse proprio la musica, non dobbiamo spegnere questa musica, questa luce su tutti i lavoratori, con le divise e senza divise. Sono tutti esseri umani e hanno diritto alla vita, il bene fondamentale dell'uomo. Grazie a tutti. Grazie mille. Prego.
ritira la targa, fate una fotografia. Grazie mille. Adesso ragazzi, vi verrà consegnato il diploma. Grazie mille, vi richiamo alla fine per il saluto finale tutti insieme, perché altrimenti non riusciamo. Andate, esatto, sfilate in maniera tale che passando ritirate diploma e pergamena, scusatemi, sì, elaborati, dopodiché consegniamo alla signora Adele una pergamena in ricordo di questa giornata. Devo dire che sentirla parlare in questo modo, vederla con i ragazzi, come è accaduto con gli altri familiari che sono qui oggi, è quello che ci ricorda la parte più vera del lavoro che avete fatto tutti insieme e ci ricorda alla fine perché siamo qui insieme alle vittime del dovere. Sì, un attimo, eccola qua, aspetta, venga con l'ammiraglio per favore, così fate una fotografia insieme. Vada. No, il ragazzo no. Grazie mille, grazie. Ok. L'elaborato che andiamo a premiare ora si intitola Dal 1943 al 1992, le gesta di uomini eroi. Un video multimediale realizzato dagli studenti Nicola Samoruso, Siria Arena, Lorenzo Ballanti, Rebecca Corradini, Giulia Crisci, Alessandra Frisina, Emilov Gabriel Iliev, Asia Rocchi, Francesca Rocchi, Samuel Sforza, André Tarantino, Andrea De Vita, delle classi quarta e quinta dell'Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi Magarotto di Roma. Chiedo al colonnello Cosimo Fiore, capo dell'ufficio per l'assistenza e il benessere del personale dell'Arma dei Carabinieri, di venire qui con me per la premiazione. Vado a leggere la motivazione. Il video rappresenta un testo in rima drammatizzato dagli studenti usando la lingua dei segni e della danza. Le riprese e il montaggio del video sono state eseguite con cura. L'elaborato si caratterizza per un forte impatto visivo verso il pubblico. La tematica scelta è del tutto pertinente con quelle oggetto del concorso, particolarmente apprezzato da parte della commissione il coinvolgimento di tutto il gruppo classe e il forte messaggio trasmesso. Passo la parola a chi ci fa. Buongiorno a tutti, salve, sono la vicepreside dell'Istituto Magarotto, ringrazio tutti voi e ringrazio i miei alunni per l'elaborato e la dirigente scolastica Isabella Pinto. Io vorrei lasciare la parola alla la comunicazione al nostro alunno. Microfono all'inizio. Sì, certo. Eccomi. Sì. Ah, ok, perfetto. Si può accendere questo? No, le do questo. Infatti le dovrebbe... No. Ok. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per questo invito all'evento della premiazione. Io sono André e questo è il mio nome segno. Il mio cognome è Tarantino. André Tarantino.
Frequento la scuola superiore dell'Istituto Magarotto di Roma e noi abbiamo realizzato le gesta di uomini eroi dal 1942 al 1992. Noi studenti del quarto di servizi commerciali ci siamo impegnati, abbiamo analizzato e abbiamo studiato la storia dell'eroe Salvo D'Acquisto. E per il suo coraggio, per la sua fede, per il suo impegno, per il suo altruismo ci siamo emozionati, perché lui ha salvato le 22 vittime e ha offerto la sua vita. Un altro protagonista che noi abbiamo, personaggio eroe che abbiamo studiato, riguarda il 23 maggio del 1992 con l'attacco mafioso al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e a tutti gli agenti della scorta. La cosa più importante che abbiamo capito è non dimenticare mai questi sacrifici di tutti questi personaggi, perché hanno sacrificato per dare a noi un mondo migliore. Questo è il chiaro come messaggio. Il video è stato creato attraverso un racconto poetico che abbiamo realizzato noi e abbiamo usato molti canali comunicativi come la lingua dei segni, la danza. E la danza è fatta dalla nostra compagna Asia del quarto, ha voluto rappresentare il dolore delle vittime, la tristezza, la sofferenza che continuano a vivere le famiglie, le mogli, le figlie e tutti i colleghi. E questa perdita continuano a patirla e si vede bene nella coreografia. Il testo è stato scritto appunto attraverso le lezioni di italiano, di diritto, di educazione civica e lezioni anche di religione per capire e approfondire la storia di questi due importanti persone. E vorrei dire che invece la parte musicale è stato lo studente Andrea De Vita del quinto, sempre indirizzo commerciale, che ha creato proprio la musica, il brano musicale, che ha scelto proprio la musica proprio per il nostro testo poetico. E poi vorrei ringraziare anche la nostra assistente alla comunicazione che ci ha permesso a noi studenti sordi di avere attraverso il suo lavoro la trasposizione dei contenuti della poesia. Tutto questo lavoro ha dato a noi studenti una grandissima emozione per ricordare sempre le gesta di questi uomini eroi. E poi vorrei dire che la scuola è la prima palestra democratica per tutti noi studenti, per diventare cittadini attivi, partecipi, perché vogliamo noi anche una speranza di un mondo migliore. Noi dobbiamo diventare cittadini consapevoli e responsabili. Grazie mille, complimenti ragazzi, un discorso davvero profondo e che secondo me a qualcuno che è già grande qualcosa di importante oggi ce l'ha lasciato sul serio. Prego la docente di ritirare la targa, poi ora passeranno le nostre ragazze a consegnare il diploma e l'insieme degli elaborati di oggi. Prego, prego. Dopodiché vi chiedo di rimanere fermi un altro momento per fare una fotografia insieme al colonnello, ma insieme anche alla vicepresidente dell'Associazione Vittime del Dovere, Ambra Minervini, che è orfana del giudice Girolamo Minervini. Allora io mi sposto, vi richiedo un altro applauso come abbiamo appena fatto.
Grazie e in bocca al lupo per il prossimo anno, perché sono sicura che ci rivedremo qui. Grazie. Allora, il prossimo elaborato si intitola Vittime del coraggio. È un video multimediale realizzato da Andrea Tomasoni del Liceo Camillo Golgi di Breno. Eccolo. Per la premiazione chiedo al primo dirigente della Polizia di Stato, dottoressa Emanuela Canestrini, di venire qui con me insieme a Fabiana Raciti, figlia dell'ispettore capo Filippo Raciti. Prego, io mi sposto e intanto vi leggo la motivazione. L'elaborato originale per la tecnica di realizzazione scelta traduce in immagini semplici ma di intenso impatto visivo l'essenza simbolica e valoriale delle vittime del dovere. Complimenti, vuoi dirci due parole? Sì. Per questa giornata avevo preparato un discorso, ma l'emozione mi sta offuscando la mente. Voglio solo ringraziare le forze dell'ordine che ogni giorno rischiano la vita per proteggerci, e anche ringraziare le vittime del dovere che questo rischio l'hanno preso e sfortunatamente non sono più tra noi. Ma voglio ricordare che questo sacrificio non è andato in vano, perché ci ha permesso di, anzi, loro hanno protetto i nostri valori, la nostra cultura e la nostra libertà. Grazie. Complimenti, devo dire che insomma anche tu sei andato dritto come un fuso, poche parole ma davvero centrate, hai fatto commuovere anche me che di solito sono una lastra. Puoi dire qualcosa? Con piacere. Innanzitutto ringrazio tutti i partecipanti all'iniziativa, perché senza la dottoressa Emanuela Piantadosi, senza tutto l'intero staff dell'associazione, poi le istituzioni presenti e le scuole che hanno deciso di aderire non solo come istituto ma come partecipanti, quindi io l'immenso grazie lo devolvo a voi. Poi mi sono piaciute tre parole preziosissime menzionate stamattina: si è parlato di emozione, si è parlato di valori, si è parlato di missione e di speranza. Tu oggi sei la nostra speranza, perché quello che è successo a noi, con la nostra presenza, tutti qui presenti, vogliamo trasferire il messaggio di fare in modo che non si ripeta più. Quindi il passo che avete compiuto insieme, la vostra scuola, ma anche tutte le altre scuole, oggi è un impatto fondamentale per il presente, ma una fortissima speranza per il futuro. Quindi vi ringrazio ancora e spero, insomma, di rincontrarvi in un futuro roseo, ma soprattutto pieno pieno di soddisfazioni per tutti quanti. Grazie. Grazie mille. Prego, consegnate pure la sua targa. Prego, c'è il diploma da ricevere e la pergamena per Fabiana Raciti. Grazie mille. Sì, un altro scatto tutti insieme, certo. Dottoressa, prego, prego, prego. Vai anche tu. Siamo arrivati al decimo elaborato premiato. Il titolo è Istituto Istruzione Superiore. No, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Mi avete fregato, non c'è il titolo dell'elaborato in questo. Mi hanno voluto fare una carrambata, eh? Lo diranno loro.
Ok, allora io chiamo l'istituto e voi ci raccontate il titolo dell'elaborato, perché io non lo conosco. Istituto Istruzione Superiore Copernico Carpegiani di Ferrara. Eh? Ah, scusate, no, è colpa mia. È colpa mia, sono stata distratta in questo momento di commozione. Quindi fermate, stop. C'è anche il gioco oggi, è il premio per il maggior numero di elaborati inviati dal medesimo istituto, quindi applauso enorme per voi, prego. Quindi è un premio sui premi. Vi leggo la motivazione. La scuola si è distinta per l'invio di maggior numero di elaborati partecipanti al concorso, che la commissione sottolinea siano stati pertinenti in quanto opere letterarie sia anche artistiche. Quindi complimenti ragazzi, siete bellissimi fra l'altro. Allora, siete tanti, tanti, tanti. Quindi sfilate ancora un po' fino ad arrivare alla parete, altrimenti non ci stiamo proprio a sto giro. Ogni premiazione, ogni livello è un punto, sembra un videogioco, no? Si aggiunge un pezzo di difficoltà in più. Ancora un pochettino, di qua vi dovete stringere perché di là sono veramente tanto tanto ammassati, altrimenti non ci stanno. Allora, la premiazione per questo istituto è a cura del dottor Luigi Riello, procuratore generale emerito della Corte d'Appello di Napoli, e Maria Rosa Esilio, moglie del vice brigadiere Mario Cercello Rega. Venite, prego, vieni. Venga, procuratore. Allora, chi ritira il premio, per cortesia? Ecco qua. Chi lo ritira? Uno dei ragazzi che lo prende. Io mi sposto per la fotografia, scusate. Scherzavo, fermi, non muovetevi, procuratore, non scappi, che c'è un'altra fotografia. Aspetta, scusi, mi siedo, ma è solo per una questione di inquadratura. Mi sento un po' Maurizio Costanzo in questo momento. Ok, posso alzarmi, perfetto. Grazie, vuole dire due parole? Grazie, volevo ringraziare tutti, tutta l'organizzazione, siete stati incredibili, grazie davvero per l'opportunità offerta ai nostri studenti e per dare speranza ogni giorno, perché la memoria è speranza, la memoria è tutto quello che ci permette di costruire il futuro e questi ragazzi sono il futuro, ma grazie alla memoria di chi ha dato la vita per costruire questo futuro. Grazie mille, vuoi dire due parole? Ringrazio per questa giornata, perché l'incontro con gli studenti crea sempre tanta emozione. Ringrazio l'Istituto Copernico e tutti gli studenti che con le loro opere ed espressioni alimentano la memoria dei nostri caduti, di mio marito, e riescono a carpirne il dolore, l'onore e il valore. Tanto a permettere che la fiamma ardente della loro memoria non si spenga mai. Quindi vi ringrazio. Grazie. Grazie mille. Allora, ragazzi, adesso vi conviene fare una cosa, scusate, c'è anche la coreografia adesso. Dunque, passo verso di qua e passando ritiriamo il nostro diploma con la pergamena in maniera tale che riusciate a prenderlo tutti. Ecco, passate alla vostra sinistra. Prego, prego. Devo darti la pergamena.
Ecco, prego, mettetevi lì vicine. Andate un po' più centrali, per favore. Grazie mille. E ora, l'undicesimo elaborato. La mia fiducia è nei giovani, testo realizzato dalla classe quarta A dell'Istituto di Istruzione Superiore Don Milani, indirizzo tecnico economico turismo di Rovereto. Ah, eccoli, vi abbiamo aspettato, ma insomma, prego, prego, venivate da tanto, tanto, tanto lontano, quindi... Vi leggo la motivazione. L'elaborato affronta il tema del concorso con la tecnica dei sei cappelli per pensare, che si è rilevata originale e nel contempo ha approfondito l'argomento secondo prospettive varie e approcci differenti. L'elaborato ha colpito la commissione per la tecnica innovativa e poiché nel complesso è evidente che il gruppo classe abbia compreso le molteplici sfaccettature del principio costituzionale proposto. Quindi un applauso per voi. Per la premiazione chiederei alla... Ah, prego. Prego, prego. Prego, raggiunga pure la dottoressa Maria Costanza Cipullo. Qui c'è la... Ok, c'è qualcuno di voi che vuole... Chi? Eccoci. Allora, buongiorno a tutti, io sono Anna Bargia. E io sono Elba Carai. Siamo due studentesse dell'Istituto Tecnico Don Milani, Rovereto Trento. Per noi è un grandissimo onore di aver avuto la possibilità di partecipare a questo concorso e per di più essere oggi presenti per presentare il nostro progetto. Il nostro progetto è stato realizzato e progettato nelle ore di lezione di diritto e di educazione civica. Allora, il nostro elaborato si intitola La mia fiducia è nei giovani, che affronta il tema del lavoro da molti punti di vista e aspetti, che sono il lavoro nella nostra Costituzione, che è un diritto e anche un dovere, la nostra idea di lavoro, le nostre esperienze di lavoro nell'ambito dell'attività di alternanza scuola-lavoro, detto anche ASL, e il lavoro che ci piacerebbe fare nel nostro futuro. Queste riflessioni si intrecciano con i racconti dei familiari di alcune vittime del dovere che hanno perso la vita servendo uno Stato e che hanno narrato le vicende umane e civili dei loro cari, persone molto coraggiose uccise per i loro ideali di giustizia e legalità. Passione. Attenzione per gli altri. Lavorare insieme. Orgoglio. Bene comune. Responsabilità. Compito del proprio dovere. Onestà. Sono alcune parole emerse da questo racconto che mettono in luce la grandezza interiore di chi, per servire lo Stato, ha sacrificato la propria vita. Per noi è un esempio da seguire, con l'impegno a viverle ogni giorno della nostra quotidianità. Grazie mille ragazze, prego. Solo due parole per ringraziare da parte mia e da parte dell'Istituto, l'Associazione Vittime del Dovere, il Ministero dell'Istruzione del Merito, la Camera dei Deputati per questa preziosa opportunità. Solo due parole sul titolo del nostro progetto, appunto La mia fiducia è nei giovani, che è una frase del magistrato Rocco Chinnici, riportata dalla figlia Caterina in una delle interviste che abbiamo utilizzato per approfondire, per fare il nostro lavoro. E poi aggiunge: la fiducia è molto più di una speranza, è una
una consegna concreta, un compito da svolgere per non arrendersi mai, per arrivare a quella mobilitazione delle coscienze essenziale per combattere qualsiasi forma di illegalità e giustizia. E per noi questa è la funzione più importante della scuola, mobilitare le coscienze. Grazie. Bravo. Grazie a tutti. Grazie. Prego, chi ritira? Prego, dottoressa, le fotografie, io mi sposto. Ragazzi, momento che prendete il vostro diploma, prego, professoressa. Ritirate il diploma e il vostro elaborato stampato insieme a quello di tutti gli altri. In bocca al lupo per il prossimo anno. Allora. Ecco, fatto cambio microfono. Gioca Jouet anche abbiamo oggi. Allora. Questo perché? Perché prima di salutare e ringraziare tutti i rappresentanti delle forze armate e delle istituzioni che questa mattina hanno scelto di essere qui e dedicare il loro tempo per stare con noi, con voi e poter assistere alla premiazione di questo concorso, dobbiamo parlare di quello che avverrà nel futuro, perché come abbiamo detto all'inizio voi siete il nostro futuro e quindi noi siamo già pronti con i motori caldi per il concorso di quest'anno. Ed è quindi per questa ragione che passo la parola al professor Roberto Russo, direttore generale della Link Campus University e professore di diritto costituzionale nella medesima università, oltre che all'Università degli Studi e Campus, che ci parlerà del progetto che ha come cuore l'articolo 11 della Costituzione. Professore, prego. Grazie. In attesa che mettano le slide, una riflessione sull'argomento scelto, cioè per passare inosservati era proprio l'argomento migliore, visto che è quasi un obbligo parlarne, visto che i nostri genitori ci hanno regalato un mondo migliore di quello che hanno trovato e noi forse non stiamo facendo la stessa cosa. Quindi apro con questa riflessione e vedo se... Ecco, articolo 11 della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Allora, attenzione, non era nato così. Se andate a vedere i lavori preparatori, innanzitutto non era l'Italia, in una prima edizione era la Repubblica. La Repubblica rinuncia alla guerra. Sono cambiate queste due parole, è diventato l'Italia, perché Repubblica fa parte dell'apparato. Stato, regione, provincia, comune. L'Italia è la nazione. È il popolo, siamo tutti noi. Pensate, Stati Uniti, la parola Stato, Uniti di America, sono gli Stati che si uniscono. Nazioni Unite, i popoli che si uniscono. La differenza tra Italia e Repubblica. Quindi è l'Italia che ripudia, non rinuncia. C'è una bottiglia d'alcol sul tavolo, rinuncio all'alcol, faccio questo esempio perché sono astemio, rinuncio all'alcol perché ce l'ho, e non lo voglio. No, no, lo ripudio proprio, non voglio che sia sul mio tavolo. Quindi è un po' più vago, poi ci torneremo sopra, ma più forte. Come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi, come scopriremo, non si rinuncia purtroppo alla guerra tout court, punto e basta. Si rinuncia alla guerra come strumento di offesa per prevaricare sugli altri, un po' esattamente come il codice della strada ripudia gli incidenti ma prevede le revisioni, prevede l'airbag, prevede le cinture di sicurezza, prevede tutto quello che serve qualora nel caso in cui non se ne possa fare a meno di come intervenire. Tant'è che l'articolo 52 della Costituzione ci dice che la difesa della patria è un sacro dovere.
devo controllare sempre il microfono perché non devo sforare coi tempi. Ed è l'unica parola che la nostra Costituzione, volta che la nostra Costituzione usa la parola sacro, non lo usa mai, se non in questo caso. La difesa della patria è un sacro dovere. Consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità. Perché? Perché l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, dice l'articolo 1 della Costituzione, e la sovranità appartiene al popolo. Rinuncio un po' della mia sovranità per un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Questo articolo è stato utilizzato per, in assenza delle modifiche che poi verranno fatte con la riforma del titolo quinto della Costituzione, per far entrare l'ordinamento comunitario da noi. Quando i padri costituenti hanno pensato a questo articolo, pensavano all'ONU. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Ecco, se poi andate a leggere la Costituzione scoprirete una cosa strana, che la parola pace, oltre in questo articolo, c'è solo una volta, nell'articolo 103, mentre invece la parola guerra nella Costituzione c'è 6 volte, nell'articolo 60 per la durata delle Camere, nell'articolo 78 per lo stato di guerra, nell'articolo 87 per i poteri del Presidente della Repubblica in tema, nell'articolo 103 per i tribunali militari, nell'articolo 111 per la possibilità di ricorrere alla Cassazione. Ce n'era anche un 7° che è stato tolto nel 2007, la pena di morte. Fino al 2007 in Italia c'era la pena di morte prevista per le leggi militari in caso di guerra. Almeno quello l'abbiamo tolto. Questo perché? Non perché la nostra Costituzione non ripudi la guerra, ma perché ha stabilito non il principio della neutralità. Noi non siamo neutrali, siamo parte, ma ripudiamo la guerra come strumento d'offesa. Come far cercare questo, farvi capire questo concetto? Prima ho detto, mi raccomando, non li annoiare. Allora, ho provato con un film del 1968, che probabilmente non avete visto, forse qualcuno dei relatori, sì, Duello nel Pacifico, dove c'erano lì Marvin e Toshiro Mifune su un'isola del Pacifico. Durante la Seconda Guerra Mondiale l'isola era deserta, c'era soltanto questo giapponese, non c'era diritto in quell'isola, c'era soltanto lui. A un certo punto precipita un aereo, lì Marvin, americano. Anche in quel momento, in un'altra parte dell'isola, non c'è diritto in quell'isola in quel momento, perché c'è soltanto lui e si incontrano. Dall'incontro c'è il conflitto, un conflitto non voluto da loro, da altri. E in quel momento queste due persone assomigliano più agli stati, non alle due persone che litigano per strada, perché se due persone litigano per strada arriva qualcuno e li separa. Lì no, non c'è nessuna autorità realmente superiore che riesce a separare i due contendenti, e se ne fanno di tutti i colori, senza diritti umani, prima uno e poi l'altro, queste due foto, perché si infliggono le stesse pene, fino a quando capiscono una cosa importante: non conviene a nessuno delle due parti, sarebbero morti tutti e due, erano sperduti su un'isola del Pacifico, non conviene a loro. E allora prima cosa fanno? Si cominciano a scrutare da lontano e ognuno attende negli occhi dell'altro: fai quello che io mi aspetto che tu faccia, e quando vedo che tu fai quello che io mi aspetto che tu faccia, lo faccio anch'io. Ecco perché, se è vero che ogni lato della medaglia ha diritto a un dovere e ogni dovere ha un diritto, forse il dovere nasce un istante prima del diritto. Ho assolto ai miei doveri e quindi posso vantare i miei diritti. Tant'è che cominciano a collaborare sempre di più, fino a quando costruiscono una zattera, scappano e si salvano la vita. E poi arrivano, ma non vi vorrei spoilerare come finisce il film, io vorrei farvelo vedere. Quindi vi lascio con la curiosità, a meno che non siate interessati, di sapere come va a finire questo film. Ecco, detto questo, perché? Perché prendo alcune suggestioni, perché è importante questo lavoro con le scuole, prendo la suggestione della dottoressa Cipullo: la scuola, l'istruzione
è una macchina del tempo, è l'unica macchina del tempo che abbiamo, perché lì ci sono coloro che adempiranno al loro diritto al lavoro e dovere al lavoro e svolgeranno i ruoli che ci guideranno in futuro, chissà, magari qualcuno anche qui dentro. Pensate quanto è importante quello che stiamo facendo. Cosa possiamo fare ciascuno di noi? Io dico sempre ai miei studenti, innanzitutto dimenticatevi il giusto. Com'è possibile? Un professore di diritto costituzionale dice dimenticatevi il giusto. Sì, perché il giusto è la mia proiezione. Esempio banale, un piccolo esercizio. Pensate ciascuno di voi all'ultima volta che qualcuno vi ha raccontato di aver litigato con qualcun altro. Quindi un vostro compagno di classe, compagna di classe, amico, fidanzata, vi racconta di aver litigato. Ho litigato con Tizio e ve lo racconta. Pensateci, concentratevi e adesso alzi la mano quante volte in quel racconto chi ve l'ha raccontato ha detto io avevo torto. Quante volte? Possibile che conosciamo solo persone che hanno ragione? Non è possibile. Quindi vuol dire che non hanno ragione, hanno le proprie ragioni, che è un'altra cosa. Quindi la prima riflessione è non è buoni contro cattivi. Dobbiamo sempre cercare di metterci anche nell'altro ruolo e non vale tra stati, vale anche tra persone. E soprattutto, e vado a chiudere per non togliervi altro tempo, non rinunciamo al concetto di giusto e teniamo con noi il concetto di giuridico. La regola va rispettata a tutti i livelli. E se io non riesco, o meglio, e se io penso che sia una regola sbagliata, cerco di modificarla, non la vado a violare. Se ognuno di noi nei nostri ruoli, in tutti i livelli, e dico alla scuola perché io sono all'università, quando arrivano da me è troppo tardi, i miei studenti che stanno qua lo possono confermare che io sembro buono ma non lo sono affatto. E quindi l'unica vera scelta fondamentale da noi cittadini a tutti i livelli è che devo accettare l'idea che la legge sia più forte del mio impulso, del mio volere, anche perché non c'è alternativa. O accetto la forza della legge o sarò costretto a subire la legge della forza. Chi è più forte comanda e io devo subire. E con questa riflessione vi saluto e grazie per l'attenzione. Grazie mille professore, sono sicura che siamo sicuri che il prossimo anno ci sarà tanto materiale e tante adesioni per il nuovo progetto. Ora chiederei a tutti i nostri relatori e ai rappresentanti delle istituzioni delle Forze Armate che hanno partecipato oggi alle premiazioni di raggiungerci qui per un saluto, per una fotografia di chiusura lavori, ma ragazzi, c'è una sorpresa, dobbiamo fare un po' una corsa, vi abbiamo preparato una sorpresa in Piazza Colonna. Ci sono gli allievi della fanfara dei Carabinieri che suoneranno per voi. Quindi appena abbiamo concluso con questa foto dobbiamo correre in Piazza Colonna perché ci stanno aspettando. Prego. Allora, ci posizioniamo tutti al centro, io faccio la direzione lavori per la... Sì, certo. Dottoressa, si metta pure al centro così... Ecco, allora io direi sfilate ancora un pochino più... Teniamo lei come centro, ok? Così siete più o meno bilanciati. Ecco, una targa di riconoscimento per la vostra partecipazione oggi. Dammi che ti aiuto. Ok, scusate, ma qua fra microfono, professore, prego, grazie. Brava ragazzi. Dammi, ce la possiamo fare. Sì. Ok, vai. Grazie. Prego. Vieni Ambra.
Ragazzi, facciamo un applauso. A tutti loro che ci hanno regalato tempo, ma soprattutto esperienza, che è una cosa che aiuta nel corso della vita, anche se tante volte io me lo ricordo quando ascoltavo i racconti o le lezioni, dopo un po', in realtà poi vi garantisco che con il tempo quelle voci ritornano nella mente un sacco di volte. Quelle voci ovviamente che parlano con passione, con desiderio, perché bisogna anche dire che non sono sempre tutte così, ma tutte quelle che ci sono qui oggi assolutamente sì, incluse quelle dei vostri docenti, soprattutto quelle dei vostri docenti. Foto, aspetti. Vengo di qua io. Se voi ragazzi volete iniziare a uscire, andare in Piazza Colonna, arriviamo. Grazie a tutti e ci vediamo il prossimo anno.